Totò Ricciuti, con l'arrivo del bel tempo ci si espone sempre di più al sole, ma fa sempre bene il sole. Il sole ha effetti positivi, ma anche effetti negativi. Positivi, basti pensare agli effetti che ha sul tono dell'umore. Inoltre ha effetti curativi, come per malattie dermatologiche infiammatorie, quali la psoriasi, la dermatite atopica, l'eczema, ma anche per malattie muscolo-scheletriche, quali l'artrosi. Inoltre ha un ruolo fondamentale nella sintesi della vitamina D, che ormai è comprovato essere assolutamente indispensabile per la corretta funzione multiorgano. Per quanto riguarda gli effetti negativi, sono per lo più correlati al discorso di una intensa esposizione intermittente, quindi individui che non riescono a esporsi gradualmente, ma vanno una settimana al mare, si espongono e si arrossano, quindi si ustionano. E questo è in realtà il vero problema, in quanto capaci queste alterazioni di indurre alterazioni proprio a carico del DNA cellulare, che alla lunga possono predisporre a tumori. Tumori della pelle possono essere non melanoma o melanoma. I tumori non melanoma sono la cheratoiattinica, il carcinoma basocellulare, il carcinoma spinocellulare, che non hanno una aggressività così come quella del melanoma, però hanno un'incidenza 10 volte superiore, cioè sono molto più frequenti. Per quanto riguarda il melanoma, oggi un po' tutti sappiamo essere un tumore molto aggressivo, che ha una predilezione per gli individui tra i 30 e i 60 anni con un picco tra i 50 anni. Il melanoma ha un'incidenza che sta aumentando nel corso degli anni, proprio perché le abitudini di vita sono cambiate, vi è una maggior esposizione al sole, tant'è che questo è il fattore di rischio esogeno più importante, quello di esporsi e ustionarsi ripetutamente. Ci sono però anche fattori di rischio endogeni, quale il fototipo 1 e 2 sono sicuramente più a rischio, quindi individui di carnagione chiara con occhi chiari e capelli chiari. La familiarità per il melanoma, un numero elevato di nei maggiore di 50, oppure di dimensioni, nevi di dimensioni piuttosto notevoli, al di sopra dei 5 mm, la presenza di nevi congeniti e nevi displastici. Le metodiche per la diagnosi precoce del melanoma cutaneo sono atte al fine di identificare quanto prima il melanoma stesso, quindi la popolazione deve essere educata all'autoispezione, cioè andare periodicamente, ogni 3-4 mesi, a valutare il proprio corpo per poter riconoscere se un neo dovesse essere modificato oppure l'insorgenza ex novo di un neo stesso. Ci si può avvalere della cosiddetta regola dell'ABCDE, dove la A sta per asimmetria, la B per i bordi irregolari, la C per un colore variegato, la D per le dimensioni che si modificano, o la E per evoluzione ed età. Nel momento in cui l'individuo dovesse riconoscere che un neo si è modificato o dovesse notare la comparsa di un neo ex novo, si rivolgerà al suo medico curante che, se riterrà opportuno, lo indirizzerà dal dermatologo. Il dermatologo che, grazie alla possibilità di utilizzare delle apparecchiature quali il dermatoscopio ottico o digitale, avrà la possibilità di notare la ultrastruttura del neo stesso e, qualora lo dovesse ritenere opportuno, indirizzare verso la sportazione con valutazione istologica del neo stesso. Oppure, se il neo non dà particolari problematiche, metterlo in follow-up e controllarlo nel corso del tempo. Quali sono le strategie e i consigli per una buona prevenzione? La prima cosa da fare è quella di sensibilizzare la popolazione, cioè far capire, soprattutto nelle prime, ai bambini, quindi nelle prime fasi evolutive, che il sole non deve essere inteso come un fattore estetico. Tanto più basti pensare che l'abbronzatura è
la reazione della nostra pelle nei confronti di un danno. Quindi questo è quello che in realtà ha portato ad aumentare l'incidenza del melanoma. Quindi bisogna evitare gli orari più caldi, da mezzogiorno alle 4, esporsi sempre con una giusta fotoprotezione. I bambini devono essere ben protetti con filtri anche chimici, magari utilizzare magliette, cappelli, occhiali. Ricordarsi che i colpi di sole si possono prendere ovunque, non per forza sulla spiaggia, attenzione alle circostanze che riducono la percezione, quali possono essere superfici riflettenti oppure un vento fresco che non ci fa rendere conto di quanto il sole stia picchiando in realtà. Ancora bere molta acqua e spesso e avere un apporto alimentare ricco in frutta e verdura, soprattutto di stagione, che ci aiutino ad avere il giusto apporto di vitamine e antiossidanti, nonché cibi gialli che sono ricchi di sostanze quali il beta-carotene, capaci di stimolare la melanogenesi. Tutto ciò atto al fine di preparare la pelle a quella che è l'esposizione solare successiva. Come scegliere la crema solare giusta? Allora, innanzitutto dobbiamo scegliere un filtro solare che sia consono al nostro fototipo. È ovvio che un individuo scuro di carnagione può anche evitare di iniziare a utilizzare una crema con un fattore di protezione solare 50, potrà utilizzare il 30. D'altro canto un individuo con un fototipo 1, quindi molto molto chiaro, dovrà utilizzare per tutto il periodo estivo una fotoprotezione 50. Quale essa sia la marca, ce ne sono talmente tante che basta andare dal proprio farmacista e farsi consigliare. Sicuramente però è da porre l'accento sul discorso che negli orari più caldi, da mezzogiorno alle 4, dove i raggi UV sono quelli più penetranti, bisognerebbe comunque evitare di esporsi, anche con le creme fotoprotettive. E magari se proprio volessimo avere un colorito per un'occasione, quale può essere un matrimonio o un'occasione importante, avvalersi dell'utilizzo di autoabbronzanti. Esistono falsi miti da sfatare? Ce ne sono diversi. Uno può essere quello che si pensa che nelle giornate nuvolose non ci si possa scottare, ma è un falso, tant'è che circa l'80% delle radiazioni UV passano anche attraverso le nubi. Un altro falso mito è quello di preparare la pelle mediante l'ausilio di lettini solari, di lampade dall'estetista, pensando che poi si arrivi più preparati la stagione estiva, ma in realtà non è vero, anzi i lettini solari sono costruiti al fine di emettere i raggi UVA che sono poi quelli che penetrano di più e quindi creano più danni alla nostra pelle. Un altro falso mito è quello che se fai delle pause durante l'esposizione solare non si hanno danni, ma in realtà non è vero perché la dose è cumulativa durante la giornata, durante l'arco della giornata. Un altro falso mito è quello che in acqua non ci si può scottare, ma non è vero, in quanto la protezione dell'acqua dalle radiazioni è minima, anzi la superficie riflettente dell'acqua stessa può indurre a maggior ragione danni solari. Quali sono i consigli in caso di scottature o di comparsa di eritema? I consigli sono quelli di evitare nei giorni successivi l'ulteriore esposizione solare e utilizzare creme dopo sole, quindi creme antinfiammatorie, nei casi più gravi anche l'utilizzo di leggeri cortisonici.